Bentornati in diretta a Verona Economia, Teleradio Adige 640. Ricordo che potete seguirci anche online, radioadige.com. Per tutta la settimana abbiamo parlato, lo sapete, di settore immobiliare, ma anche di costruzioni. E torniamo a parlare del settore edile con Alberto Drezza, direttore di CIEV, Collegio Imprenditori Edili del Veneto, al quale do il benvenuto. Benvenuto, direttore. Buonasera a tutti, buonasera. Dicevamo, CIEV, innanzitutto per il pubblico a casa che ci sta seguendo, chiariamo cos'è questo collegio, di cosa si occupa, quando è nato? Il collegio è nato nel 2018 per volontà di un gruppo di imprenditori veronesi e si è esteso a tutto il Veneto per raccogliere le adesioni un po' delle imprese, le esigenze delle imprese venete nel settore delle appalti pubblici in particolare. Noi ci occupiamo soprattutto di normativa e di problematiche sugli appalti pubblici. Infatti, perché abbiamo parlato spesso questa settimana di settore privato, oggi invece, grazie alla sua presenza, ci concentriamo in particolare sul settore pubblico. Che momento sta attraversando appunto il settore pubblico, i lavori edili in questo settore, alla luce anche della pandemia, ma ricordiamolo anche di una crisi che era iniziata nel 2008. C'è un grande fermento, una ripresa anche in questo ambito? Sì, c'è molta ripresa in questo ambito, c'è molto fermento, tanto che un po' tutto il settore è preoccupato, per quanta ripresa c'è e per quanta prospettiva ci sarà nel futuro. Un po' perché molte imprese hanno chiuso antecrisi e molte sono anche rimaste con pochi dipendenti. Per cui la ripresa che si prospetta grazie sia al PNRR e ai fondi stanziati per PNRR e per tutte quelle opere che si andranno a prospettare, sia anche per i decreti di semplificazione, semplificazione 1 e semplificazione 2 che il governo ha attuato per facilitare gli appalti pubblici, questo ha avuto abbastanza risveglio di tutto il settore. Per cui siamo piacevolmente sorpresi ma anche un po' preoccupati. Un po' preoccupati anche perché il PNRR, dicevamo, offre grandissime opportunità, però il rischio è che poi questi fondi vengano messi a disposizione delle grandi aziende, dei grandi gruppi. C'è il rischio che magari le piccole e medie imprese del settore edile rimangano un po' fuori dal giro. Sì, esattamente, io rappresento le piccole e medie imprese, per cui quello che noi temiamo è che si vada a concentrare molte risorse sulle grandi opere e non si abbiano occhi di riguardo per le opere di tutti i giorni, chiamiamole così. Cioè, è inutile costruire cattedrali nel deserto se dopo vengono a mancare le strade o non sono adeguati i servizi per arrivarci. Per cui cerchiamo di prestare attenzione affinché i fondi vengano anche rivolti alla manutenzione stradale, alla manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle infrastrutture in genere, che sono quei piccoli lavori, piccoli o medi lavori, che fanno sì che le nostre imprese riescano a sopravvivere in questo settore. E il compito chiaramente del collegio è quello di dialogare anche con la politica, immaginiamo, insomma, sì, per tutelare queste piccole e medie imprese affinché non rimangano tagliate fuori. C'è anche un'altra criticità, la mancanza del personale. Sì, c'è la criticità, la mancanza del personale, e noi come collegio stiamo portando avanti una sorta di proposta di formazione del personale. Purtroppo, come dicevo poco fa, il personale è venuto a mancare, un po' perché quota 100 ha portato al pensionamento molte delle persone, un po' perché non si trovano le teste da formare, non si trovano più ragazzi giovani e non sono adeguatamente formati per le nostre imprese. Ci sono dei progetti che stiamo portando avanti per la formazione in collaborazione con le scuole edili o con le scuole private del territoriale che andiamo a trovare. Secondo la mia opinione, secondo l'opinione del CIEV, se mettiamo insieme le risorse e le capacità che abbiamo sia come collegio nostro, sia come altri collegi territoriali, con le risorse che troviamo sul mercato, perché ci sono dei fondi appositi per la formazione del personale, in concerto con le scuole edili possiamo fare dei bei progetti di formazione per l'inserimento del personale direttamente sulle nostre imprese. Insomma, questo è importante perché far capire anche ai giovani cos'è il lavoro, di cosa si dovranno occupare, e facendo provare direttamente, no, con degli stage, con dei periodi di prova, penso che
sia assolutamente necessario e insomma sia una delle vostre priorità. Di tutti questi temi di cui abbiamo parlato stasera si parlerà il 22 di ottobre, quindi tra pochi giorni. Sì. C'è un appuntamento importante. C'è un appuntamento importante, faccio un passettino indietro e torniamo sull'appuntamento. L'altro grosso problema che c'è, e non abbiamo parlato, è l'aumento delle materie prime, dei prezzi. Possiamo assolutamente affrontare questo tema perché è di attualità. Attualità. Non solo l'aumento delle materie prime, il governo ci è venuto incontro, a giorni sarà emanato un decreto che ci permette di recuperare dei gap perso in passato, per cui di recuperare dei punteggi, anche se le risorse messe a disposizione non sono molte, però qualcosa si recupera. Siamo preoccupati per il futuro, siamo preoccupati un po' per gli appalti che vengono messi in atto in questo momento, perché vengono pubblicate gare d'appalto con dei progetti fatti 6-7 mesi fa, non tengono conto dell'aumento del prezzo, soprattutto dell'acciaio o delle materie prime, per cui bisogna che sia valutato e che magari questo progetto sia adeguatamente adeguato al prezziario, per cui ricalcolato con gli aumenti che ci sono stati, un po' perché le materie prime proprio non si trovano, cioè anche pagando le care non ce ne sono a disposizione, per cui i ritardi sulle commesse, e i ritardi sulle commesse pubbliche vuol dire anche purtroppo, ahimè, delle penali alle imprese che svolgono il lavoro. Siamo anche preoccupati perché la misura per sistemare il passato va benissimo, bisogna pensare a una misura per sistemare il futuro. C'era una misura giusta nel vecchio codice appalti, nel nuovo codice appalti è stata cancellata, quella dell'adeguamento dei prezzi. Vorremmo che sia solo rimesso l'adeguamento dei prezzi, per cui se un'opera pubblica, se il prezzo delle materie prime aumenta in modo vertiginoso, come è successo su alcuni tipi di materiali in questo momento, ci sia la possibilità per le imprese di fare un adeguamento dei prezzi dentro a un certo standard. Prima di passare davvero all'appuntamento del 22, rimaniamo e chiudiamo questa parentesi sul settore pubblico. Sappiamo anche che in passato c'era stata una difficoltà da parte dell'ente pubblico di erogare nei tempi previsti chiaramente i pagamenti, e di conseguenza molte aziende si trovavano anche in difficoltà per le lungaggini anche, no? Assolutamente sì. È un problema che è rientrato oppure... È un problema che è rientrato da un punto di vista normativo, non è rientrato da un punto di vista reale, nel senso purtroppo i ritardi ci sono e noi vorremmo che quantomeno sia rispettata la norma sui pagamenti, però diciamo che sono problemi che sono abbastanza rientrati in questo momento. Per fortuna. E allora veniamo a questo appuntamento del 22 di ottobre a Zevio, un'assemblea, sì. Insomma, ci saranno anche i vertici nazionali. Un'assemblea del collegio, il nostro collegio imprenditoriale del Veneto fa parte del mondo con Fapianem, noi faremo la nostra assemblea venerdì 22, alla quale parteciperanno il presidente Rocco Di Giuseppe, il neo eletto presidente nazionale Rocco Di Giuseppe, ci sarà la coordinatrice nazionale del settore Confapianem, che è la dottoressa Laura Palomba, ci sarà anche il presidente di Confapi Veneto, William Beozzo, dottor William Beozzo, e ci sarà anche il segretario di Confapi Veneto, dottor Nicola Zanon. Ore 16, scusatemi, non voglio tralasciare nulla, ci sarà anche il spero il segretario e il direttore nazionale di Confapi, che verrà a trovarci e farci visita. Assolutamente. Quindi il direttore Savelli. È un'assemblea, diciamo così, potenzialmente aperta anche al pubblico? Se qualcuno volesse partecipare, per avvicinarsi, soprattutto le imprese del nostro settore, le imprese che lavorano con gli enti pubblici. Sì, assolutamente, siamo disponibili e aperti, vengono così, ci conoscono e possono toccare con mano la nostra realtà. Benissimo, segnatevi allora a questo appuntamento del 22 ottobre ore 16 a Zevio per l'assemblea del Collegio Imprenditori Edili del Veneto, CIEV, insomma una bella occasione per confrontarsi anche con i vertici nazionali, e ringraziamo soprattutto Alberto Drezza, il direttore di CIEV, per averci aggiornato sul settore pubblico, che chiaramente alla luce del PNRR e di altre manovre che il governo sta attuando, insomma, tornerà sempre di più attuale e vedrà impegnate molte delle nostre imprese. Certo. Ci auguriamo, insomma, il più lungo possibile per dare continuità al settore. Io ringrazio a voi per la disponibilità e l'opportunità. Grazie.
Adesso lasciamo spazio a un po' di musica, noi ci vediamo tra poco.